Si comincia con la consegna da parte del presidente della Roma Dino Viola delle medaglie d'oro a Di Bartolomei e a Pruzzo. I due giocatori alla loro 200ª partita in Ari cambiano in campo segnando il gol della vittoria giallorossa. Ma le partite bisogna giocarle prima di dire di averle vinte. Catanzaro è ultimo, speriamo che lo rimanga, insomma. Senti, Rino, mi è preoccupato, formazione rivoluzionata in difesa, tu che pensi? Ma le decisioni del mister sono sempre poi alla fine che risultano giuste, io mi auguro che la partita vada come deve andare. Lidom sorprende tutti scegliendo una formazione inconsueta, ne scaturisce un certo smarrimento iniziale della squadra romanista che nel primo tempo, forse anche per colpa del caldo, non trova ritmo e concentrazione, favorendo così il gioco di rimessa del Catanzaro, al quale va riconosciuto un generoso impegno. Trascorrono i minuti e la Roma non va a segno, anzi è addirittura il Catanzaro ad impegnare Tancredi con un bel calcio di punizione di Venturini. A sbrogliare la matassa ci pensa Capitan Di Bartolomei che a 6 minuti alla fine del primo tempo infila la porta del Catanzaro con un calcio di punizione che sorprende il portiere Zaninelli. C'è stato un errore con un mio compagno, ho chiesto di quanto era la punizione, il mio compagno intendendo tutta altra cosa mi ha fatto segno di seconda e io l'ho lasciato andare. La ripresa ha tutt'altro aspetto, la Roma dopo aver trovato il gol trova anche il gioco mettendo a ferro e a fuoco la porta calabrese. E dopo vari tentativi arriva il raddoppio giallorosso. Pruzzo in tuffo batte Zaninelli e dalla Roma il gol della sicurezza. La Roma padrona del campo, sciupa altre occasioni, dalle tribune arrivano alcuni fischi di disapprovazione. Anche Lidom alla fine dell'incontro non è molto soddisfatto. Ma una partita così così, potevamo fare molti gol ma non è quello che interessa, è il gioco che non mi è piaciuto molto, forse era il primo caldo, abbiamo trovato una squadra del sud, abbiamo trovato il caldo, e la Juventus marcia sempre forte, perciò sarà una lotta fino alla fine.